No, in effetti la leggenda è favolosa, la storia è bellissima. Davvero, Pasquale, sì. Allora ci andiamo? Andiamo. Andiamo. Allora, vi spieghiamo di cosa stiamo parlando. Siamo qui, caffettino pre-Stelle di Azus, nel senso che registriamo un po' di puntate del vostro oroscopo, continuate a seguire il nostro amico Azus e le sue stelle, prima cosa. Ma per quanto riguarda mondo mistico, Monia mi ha appena raccontato una storia che io sapevo a malapena, ma con dei particolari eccezionali. Sempre a proposito di mistero, una storia che vi racconteremo dal cuore, perché quello è proprio il cuore della città di Latina. Rimanete sintonizzati, tra poco. A tra poco. Un'altra puntata di Mondo Mistico, questa serie che abbiamo ripreso da qualche tempo a questa parte. Una puntata però molto particolare, tanto che, come dire, per far sì che possa essere meglio compresa, c'è bisogno di darvi qualche cenno storico e qualche cenno sul luogo proprio geografico dove noi ci troviamo. Siamo proprio nel centro, nel cuore della città di Latina. Una città che forse molti di voi sapranno essere una città molto giovane, appena 84 anni. Cosa significa questo? Significa che lì dove sono posati i nostri piedi e dove sono costruiti questi palazzi, praticamente un pochino più di 84 anni fa, non c'era davvero nulla, perché ci trovavamo nel pieno di quello che poi è diventato l'Agropontino, ma di quella che era una vera e propria zona paludosa. Pensate che per arrivare in questo punto ci si poteva arrivare soltanto con il motoscafo, ad esempio. Benito Mussolini, il duce, volle produrre del terreno da queste aree paludose, mettendo in piedi, mettendo in opera una grandiosa opera di bonifica, la famosa bonifica pontina, prosciugando le acque e facendo emergere il terreno di questi territori. Al termine di questa maestosa, grandiosa opera di bonifica serviva a realizzare una città, innanzitutto, che fungesse da punto di riferimento per questo nuovo agro, per questo nuovo agro pontino, la città di Littoria, che poi cambiò il nome in città di Latina. Quindi venne così dato incarico ad un architetto, ad Oriolo Frezzotti, di ridisegnare, anzi no, di disegnare la città con questa architettura minimalista. Quello alle mie spalle è il Palazzo Comunale, dal quale balcone il 18 dicembre del 1932, in occasione dell'inaugurazione di Littoria, si affacciò proprio Benito Mussolini per appunto dare il via alla vita di questa città. Proprio il giorno prima, quindi il 17 dicembre del 1932, accadde una cosa particolare, che è il motivo esatto per cui noi ci troviamo qui. Dunque, quel 17 dicembre 1932, in quel 17 dicembre 1932, soprattutto nella parte finale della giornata, pioveva tanto, pioveva a dirotto, e questo rallentava di molto i lavori forsennati per portare a completamento questa piazza nel giro delle ore immediatamente successive, a causa del fatto appunto che doveva partire l'inaugurazione e presenziava il duce in persona. Potete immaginare la natura paludosa di questi terreni, che in alcune zone proprio costituivano delle vere e proprie sabbie mobili, unite a questa enorme quantità di pioggia
che in quella sera imperversava su questa piazza, su questo posto, e ci furono dei disagi. Uno di questi fu un camion che proprio in corrispondenza di dove adesso si trova la fontana, rimase impantanato. Un camion carico di pietrame, un camion carico di pietra che serviva appunto a riempire e a lastricare la piazza. Si tentò invano di riuscire a tirarlo fuori, ma quando la situazione a un certo punto volse al peggio, per non perdere tempo, nella fretta più forsennata, si decise di lasciar sprofondare in questa sorta di voragine, in questa sorta di sabbie mobili, il camion stesso. Quando fu presa questa decisione di sacrificio, in un attimo la piazza venne ricoperta dal pietrame e dal marmo che era stato portato qui appunto per lastricare la piazza stessa, e i lavori furono portati a termine nel corso della notte, fino addirittura, pensate, nel corso della notte a installare una fontana come quella lì. Si dice però che, e qui siamo a cavallo tra realtà e leggenda, si dice però che nell'abitacolo di questo camion, nella fretta di salvarsi, l'autista del camion stesso ha dimenticato il suo gattino, un gattino che è rimasto chiuso nell'abitacolo mentre questo camion veniva inghiottito dalle sabbie mobili. Da qui la leggenda che viene raccontata peraltro nel libro Canale Mussolini dell'autore Antonio Pennacchi, premio Strega 2010, latinense, che ovviamente ha dedicato parte della sua attività di scrittore alla storia di questa città. C'è chi afferma che nelle notti di pioggia, nelle notti dove imperversa il temporale, passando vicino alla fontana, tra la fontana e il palazzo comunale, si senta ancora, mischiato al rumore dell'acqua della fontana stessa, il miagolio di quel gattino. Non so se ci piace pensare che sotto i nostri piedi ci sia effettivamente la carcassa di questo camion e purtroppo ciò che può restare di questo gattino. Non sappiamo se questa sia una storia vera o una leggenda. Fatto sta che è stata raccontata in questo libro, potete approfondire sul libro stesso, che ricordo si intitola Canale Mussolini, o su internet. Basta scrivere il mistero di Piazza del Popolo a Latina e poi ci sono evidenti cenni storici a questo riferimento. È un qualcosa comunque di molto misterioso, quello che viene raccontato da molti e molti abitanti che nella zona, frequentando la piazza nelle prime ore del mattino e comunque in momenti che riconducono alla situazione climatica meteorologica di quel 17 dicembre 1932, quando su questa piazza diluviava a dirotto, ecco, c'è appunto qualcuno che riesce a sentire questo lamento, questo miagolio che evidentemente riconduce a questo fatto misterioso che noi abbiamo voluto raccontarvi. Nel ricordarvi che anche questa trasmissione televisiva, che questa produzione televisiva è una produzione a cura di Cartomanti Europei, questa grande organizzazione dedicata a tutto quello che ruota intorno all'arte della divinazione, vi ricordo che se anche voi avete un fatto particolare, misterioso da raccontarci, potete farlo semplicemente scrivendoci un messaggio attraverso internet, attraverso Facebook, sulla nostra pagina Facebook che è La Vera Cartomanzia Rinascente Tell. Ripeto, La Vera Cartomanzia Rinascente Tell, pagina Facebook alla quale potete scrivere, sulla quale potete scrivere per far arrivare le telecamere di Mondo Mistico, per farci raccontare appunto da voi il
il fatto misterioso che magari riguarda la vostra città.